ti devo raccontare un po' di me. Io sono, vengo da un paese molto piccolo, di provincia, da piccola, diciamo, dopo le medie scuole dell'obbligo, sono andata a lavorare in un grande centro, una grande città, d'accordo con i miei genitori, perché, sapete, non c'era molto lavoro in un piccolo centro, per cui, diciamo, sono andata e ho cominciato a lavorare come cameriera piani, come tutto fare in un grande albergo. Lì purtroppo mi sono già, diciamo, mi sono incontrata, scontrata con un proprietario dell'albergo al quale faceva allungare le mani. Per cui sono tornata a casa, però ormai avevo 18 anni. I miei genitori non erano molto felici, diciamo, cioè no, non è che non erano felici per me, erano felici, però non ero ancora fidanzata, si sa, insomma, la mentalità è quella, dice Paola, vai a lavorare, ormai il mestiere l'ho imparato, quindi va, qui cosa, che ci faccio? E allora ho preso e sono andata in un'altra grande città. E ormai mi sono ripresentata in un altro albergo e ho trovato lavoro. Ero abbastanza contenta, avevo quasi 19 anni, quindi mi sentivo libera, avevo un piccolo stipendio. Lì purtroppo ho incontrato, e adesso lo chiamo così, il mio cugino. Anche lui lavorava in albergo e aveva 9 anni più di me. Aveva grandi conoscenze, era una persona molto più sciolta, non aveva le insicurezze che avevo io, anche lui veniva da un piccolo paese, non è che fosse, infatti aveva anche lui, come i miei genitori, mille paure, mille credenze. Non potevo prendere l'autobus perché diceva che era disdicevole per una ragazza giovane e quindi aveva ha soldato un suo amico, non so, una scorta, che mi portava dall'albergo a casa. Dopo pochi mesi del fidanzamento, tutti hanno deciso che ci dovevamo sposare, perché era così, non potevamo vivere nella solita casa senza sposarsi. Io, d'altra parte, ero innamorata, cioè, non mi vergogno a dirlo, perché le persone, le donne come me si innamorano, non è che. È cominciata la vita in comune, ci siamo sposati e purtroppo lì è cominciata la violenza continua, la violenza sorda, la chiamo sorda perché io non sentivo niente, era ogni volta stirava una camicia, botte, sbagliavo secondo lui a fare una ricetta, erano botte, botte e violenza, botte e stupri. Era continuo così, diceva, vedi come sono bravo però, ti picchio dai capelli, non si vede quando andare a lavorare. Cioè, perché tu devi capire, perché tu sei di quelli, sei come un cane, e i cani vanno addestrati. Io ho vissuto così. Dopo un anno di quella vita mi sono resa conto che sono rimasta incinta. Un'altra vita era dentro di me. Io, Giulia, l'ho amata da subito, cioè non è che, per me non è mai stato il frutto di quella rabbia, di quella botte, per me era il frutto dell'amore, eravamo insieme, per me cresceva dentro di me, era l'amore, doveva essere l'amore Giulia, lo era. Alla fine dell'ottavo mese mi sono recata da sola all'ospedale per una minaccia d'aborto. Mi hanno ricoverata e mi hanno sedata e così mi hanno fatta partorire. Io non l'ho mai vista Giulia, a me non me l'hanno fatta vedere. Non immagino quando so io che faccia può avere adesso, ma io non l'ho mai vista. Me l'ha portata via, ha detto che quei lividi che poi hanno visto me li ero procurati da sola. Che non ero capace di guardare a me stessa, figurati se potevo vedere o guardare, potevo fare del male alla bimba. Io, a Giulia.
Allora ho chiamato i dottori, alla fine ho spiegato tutto all'ospedale, in quel momento lì non potevo perdere, ma non mi hanno creduto. Cioè, la ginecologa era una donna. Io ho spiegato, mi sono, non potevo essere mai fatti da me, io non mi ha creduto. Sono sparite anche tutte le cartelle mediche. Sono tornata a casa dai miei e pesavo 37 kg, non mangiavo più, io non volevo più vivere, per me era morto tutto. Non... E lì ho trovato che i miei genitori non erano felici di avermi lì, perché sapevano tutti che ero incinta e che cosa si diceva in genere, in un paese? Sai, il babbo è a una certa età, non la regge, tutti parlano, dicono che è sbagliato. È sbagliato. E allora sono andata via un'altra volta e mi sono fatta aiutare. Ho trovato il coraggio. Non lo so come, non me lo ricordo. Mi hanno aiutato e adesso sono qui. Io mi vergogno adesso di dire che ho conosciuto Claudio e stiamo insieme e mi ha accompagnato qui. Lui è contento che io parli di queste cose, lui conosce il mio passato e non se ne vergogna. Non mi ha mai picchiato e devo dire la verità, non mi offende, non mi ha mai offeso. Io credo che mi voglia bene, cioè, mi sembra. Sì, però ci sono ancora dei momenti in cui magari sbaglio una ricetta, o che so, stiro male, o piego male una camicia, e ancora addosso quel terrore. Se c'è qualcuno fra di voi che capisce quello che io ho provato, non si vergogni, telefono, si faccia aiutare.